Allora, Valerio, siamo nella metà del 1800, Stati Uniti d'America. Viene scritto in questi anni il più grande romanzo dell'epoca, un romanzo che cambierà completamente la storia della letteratura. Stiamo parlando di... Mavic. Ottimo. L'autore si chiama? Bene. Melville. 1882, nasce la più grande... Ottimo. In che anno è stato scritto Il Gattopardo? 1958. Come è morto Pasolini? È un grande mistero italiano. Qual è lo scrittore italiano del Novecento più sottovalutato in assoluto? Ecco, quello di cui si è parlato poco, sebbene abbia fatto. Bonaparte. Passiamo adesso ai contemporanei. Il nome del più grande scrittore italiano vivente. Aldo Che altro nome? Dai, dinne un altro, dai. Nobel. Antonio Scurati. Antonio Scurati, sei impazzito, sei impazzito. Raioio, pensaci Io bene, dai. non lo so. Dai che lo sai, guarda che sta troppo lontano, dai, dai che lo sai, il più grande scrittore italiano vivente, ecco chi è. Ottimo, Otto, tieni, vedi, la yo-yo, vedilo quanto ti pare. Dai. Molto bravo, fatti a vedere quelle cavolate che vedete voi bambini, fatti a vedere. Raio yo-yo.